Sei mai stato in un campo nudisti? Ragazzi, benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Gianmarco, featuring le sisters. Recitazione della Tosca. C'è anche una gnora tassa. No! Maglione di Fendi. Ehi! Non romperlo, che non siamo assicurate per il maglione di Fendi. Purtroppo no. Oggi sono qua con mia sorella Giulia, ossia sorella famosa, e sorella Gloria, ossia sorella segreta, per fare un ai mai scomodo, scoppiettante, inquietante e imbarazzante. Se non sapete cos'è un ai mai, lo sapete cos'è un ai mai? Si mangia? No. Tu sai cos'è un ai mai? È quello che fanno gli youtuber. Io adesso me la voglio andare. Allora, se non sapete cos'è un ai mai, è una sorta di sfida dove le persone che partecipano rispondono a delle domande che cominciano con ai mai puntini puntini puntini, ed è per questo che ho piazzato davanti a voi un iPad a testa, non perché siamo all'Apple Store, ma perché vi ho piazzato qua nelle gallerie di fotografie un sì e un no, e a turno, quando ci sarà la domanda, alzeremo il nostro iPad e risponderemo sì o no. Siamo quanto sporchi sono. Ma cosa c'entra adesso quanto sporchi sono? Se vuoi te ne compri un altro, perché questi qua li ho comprati attraverso sondaggi a confronto. Ragazzi, ho comprato praticamente un sacco di iPad con sondaggi a confronto. Ve ne ho parlato 200 milioni di volte. Se non sapete che cos'è, è un sito che ti permette di guadagnare bling bling bling, money 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 e cose varie, rispondendo a dei semplici sondaggi. Giù in infobox vi metto il link diretto per andare nel sito. È semplicissimo da utilizzare. Tutto quello che dovete fare è mettere qualche dato, tipo nome e cognome, una roba così, e vi iscrivete. Da lì a quel momento vi comincia ad arrivare nella vostra casella email dei sondaggi e quale rispondere. Ogni sondaggio vi fa guadagnare dei money, giusto? Io ho provato e ve l'avevo già detto. Comunque non vedo nessun iPad a nome suo, quindi... Ma secondo me appena arriva a 5 euro se li spende tutto. Sì, perché ogni sondaggio comunque vi fa guadagnare dai 3 fino ai 15 euro. Però più sondaggi fate, più soldi guadagnate. Si possono guadagnare fino a 300 euro circa al mese. E in più alcuni sondaggi ti pagano con soldi, altri ti pagano con dei buoni sconto, altri ti danno tipo dei campioni gratuiti. Insomma, comunque è sempre comodo a controllare l'email per vedere se ci sono dei sondaggi nuovi. I money vi arrivano con PayPal, quindi pagamento immediato top, super top, adoro. Junifobox, in ogni caso vi metto il link diretto. Se va, dategli un'occhiata e divertetevi. Fatemi sapere se come vi trovate. E adesso arriva la parte nice. Quella delle domandelle scomodelle. Ho fatto a voi delle domande nel mio Instagram. Se va giù in infobox trovate i link dei nostri vari Instagram. E lì in Insta Story vi ho chiesto: ehi, fateci delle domande per un ai mai. Ma cosa io sono già? Sincera, voi no. Sì, guarda, abbiamo parlato. Ma basta con sta cosa, hai rotto dopo un po'? Vediamo chi è la peggiore. Però oggi sei meno grave del solito, sì, posso dirlo. Io giuro solennemente sulla Tosca. Ok, giuro su me stesso. Tosca, vai giù. Vattene via! Vattene via, che adesso sei in pericolo perché ha giurato su di te, ignorantona. Io giuro sulla mia macchina che è stata distrutta. Dovrei raccontare la storia. Magari in un prossimo video, raga. Hai mai insultato qualcuno fino a farlo piangere? Vabbè, questa se non rispondete sì voi due, guarda. Ah, ok, hai ragione. Ne abbiamo un caro esempio. Ma io non gira lo sgar- io non ho mai fatto piangere nessuno, secondo me. Ok, la Gloria. Mi insultavate sempre, mi chiamavate Samara barra cinese. Sei mai stato in un sexy shop? Però non mi ricordo se era con la Sabrina o con la Martina. Ma perché dovevo trovare un costume per Halloween? Era la Sabrina per me. E voleva un costume da Halloween da bagascia. E quindi andiamo in un sexy shop. Comunque non è niente di che. Hai mai dato informazioni sbagliate solo per il gusto di farlo? No, ma scherzi! Vabbè, perché scusa? Tu non hai mai dato informazioni sbagliate? No, le ho date sbagliate, ma perché mi prendevano così di soprassalto e io non sapevo più di Vabbè, quando un passante ti chiede tipo un tuo lì, c'è una cazzata. Io sì. Io sì. No, no. Se dico una cavolata non lo dico facendo apposta. Io sì, è più bello. No, ma io ti auguro di trovare sempre gente che ti dà le indicazioni sbagliate. Ascolta, ma nel 2018, adesso 2019, chi è il pirla che chiede dov'è il ristorante con i navigatori che li abbiamo tutti nelle mani? Dai, se lo meritano. Hai mai saltato scuola? Insieme al mio caro fratellino. Quando? Beh, tu praticamente non andavi mai a scuola in quinta
liceo, ecco. È vero. Mi bruciava sempre. E allora aveva preso la patente da poco. Allora io andavo con lui più delle volte, perché gli dicevo: Gianmarco, ho perso la corriera, mi porti a scuola? Io non vado a scuola. Allora andiamo da qualche altra parte. Insomma, la destinazione preferita era il centro commerciale. Vabbè, scusa, dove volevi andare? Poi Gianmarco passava tutto il tempo a messaggiare, insultandosi con i suoi compagni di classe. Quante balle che gli ho raccontato. Perché lui era proprio una brutta persona, però eh. E comunque, senti, in quel contesto la sottoscritta ha imparato a guidare. È vero. Perché? Durante, quando io davo buca a scuola, andavamo al centro commerciale, però ci annoiavamo dopo un po'. E quindi facevo lezione a lei. Ah, tu che poi sei lezione. Si metteva là col suo telefono e io dovevo cercare di non fare un incidente. Io arrivavo sempre in ritardo a scuola perché mi addormentavo. E allora la mamma sulla giustificazione ha scritto: vabbè, pigrizia. Hai mai incendiato qualcosa? Ma incendio grave? Ah, mi ricordo. Può essere la cucina. Non so come, io un ricordo tipo di aver incendiato la cucina una volta. Non lo so. Io una volta ero un compleanno di una mia amica, c'era un accendino e c'era un rotolo di Scottex. E l'ho acceso. Eh? È una piromane! Poi. No. Allora io metto no. E tipo sua mamma era lei che con le cucine. Hai mai tirato dei bidoni? Dove? Basta, me ne vado! Comunque, cioè, mi immaginavo la scena di noi che buttavamo i bidoni per terra. Più pacchi che altro. A me piace, e forse me ne pentirò di averlo detto, cioè creare il contesto per il pacco. Cioè, sì, non ma è, lo sappiamo. Io qualche ora prima già comincio con qualche avvisaglia. Sì. Poi magari mi faccio convincere di venire lo stesso. Esatto. Poi però all'ultimo... Tutto è comunque palesemente finto. Sì, poi alla fine però non vengo. Ecco. Hai mai tenuto un diario segreto? Anche te? Sì. Davvero? Sì, lo scrivo con le penne tutte colorate. Quelle che ti sballavi solo dall'usarle. Esatto. Beh, quello da Gloria è epico, è rimasto negli annali. Sì, sì, era Spritz, quella lì ce la ricorderemo Spritz. Sempre. Lei si firmava anche Sharpay. No, yes, una musical. Allora, scrivevo tre firme. La mia, quella di Anna Montana e quella di Sharpay. Ah, forse non lo sapevo. Così non si sapeva mai, esatto. Chi era l'autore? Era tutto peloso con il gattino dei Minù, degli Aristogatti, e basta, era bellissimo. Ti sei mai spacciato per qualcun altro? Miranda. No, io dico sempre Gloria. Beh, la Giulia ha avuto fino a pochi anni fa l'ansia di parlare al telefono con le persone, Perché? Tipo, se doveva ordinare una pizza al telefono non lo faceva. Non è qualche anno, ero piccola. Guarda, alla tua età anche. No, perché pensavo di non essere credibile. Cioè, perché? Allora, se chiamo una bambina per ordinare una pizza, cioè non è che gli dai tanta retta. Ma che bambina? A 20 anni sei una bambina. Ma che? Avrò avuto 14-15 anni. Madonna! Ma io mi sentivo la voce infantile, sì che... Sei mai stato sospeso da scuola? Cioè mi hanno minacciato varie volte, però mai. A me neanche quello. Tipo avevo fatto una rissa a scuola, mi hanno cercato di... Hai mai fatto un incidente in macchina? Mi ero quasi dimenticato. Vabbè, a me lo sanno tutti quanti che faccio incidenti in continuazione. Te? Io ne ho fatto solo uno che aveva appena preso la patente. Questa qua arrivava come un razzo, però avevo la visuale occlusa. E quando mi sono immessa in strada, gli sono andata la volo, gli ho fatto un segnetto così. Gli hai tagliato la strada? No, non gli ho tagliato la strada, perché se gli tagliavo la strada andava fuori strada, perché avevo una macchina che avrà avuto 30 anni all'epoca. Ma che macchina avevi? Io? La Lancia Y nuova. E allora che cavolo? Ma cosa sta dicendo? Lei! Ah! Ma come una macchina vecchia? No, lei aveva una macchina che avrà avuto 30 anni. Ah, vabbè, chi se ne sbatte. E continuava a dire, no, io la voglio come prima. Sì. Forse e allora meglio adesso. Torniamo indietro nel tempo, follettina. Io invece ho distrutto una Smart. Hai mai assunto droghe? No. Cioè, Marco sì, secondo me. Anche per me. Ma che cazzo state dicendo? No. In questo momento, secondo me. Beh, nel video soprattutto nel tuo ultimo video. Esatto, quello. No, l'altro, non nel sono video di Capodanno lì aveva assunto. Tutti convinti che io mi sia drogato, invece no. No, ma io volevo veramente scriverti. Guarda, fammi che... avere il contatto del tuo spacciatore, perché ci devo parlare e gli devo dire di non darti più niente. No.
Che no, ora avevo già prenotato il shirt. Addio. No, no, no. Sei mai stato in un campo nudisti? Aiuto! No! No, raga, devo raccontare. Era pieno di gente strana, non fatelo mai. Noi pensavamo di essere in una spiaggia tranquilla. Col cane? No, era una spiaggia libera e io ho portato il cane, la Gloria. La gente continuava a passare e proferirci parola. Allora no. Non avete notato che mancavano tipo i costumi da bagno? Vabbè, arriva questa col suo marito, cominciano a guardarci così. Oh! Ehi, no. Ci salutano, no? E la Gloria, ciao! Hello. Ciao. Questo qua era palesemente nudo sotto il pareo. E questo qua a un certo punto gli fa alla Gloria: che ne dici di un massaggio ai piedi? Oh, no. E la Gloria: no. Massaggio alla schiena? No. No. E io: Gloria, cosa dici? Si è fatto tardi, che non ci sentiamo. Aiuto. Mi sono ritrovata veramente due personaggi che era da chiamare i carabinieri. Ah, molto bene. A più scemi proprio. Oh signora, andiamo avanti con questo video perché sennò proprio demonetization, goodbye. Hai mai preso una multa? Quando? Allora, è tutto bellissimo perché io non avevo neanche la patente, ok? Ero seduta a fianco della Nicole, ci hanno fermato, non avevamo le cinture e mi hanno fatto la multa pure a me, ma che c'entro io? Davvero? Sì. Comunque, vogliamo parlare delle multe in corriere? Ah, vabbè, l'allero, la. E infatti parlando di corriere, mi hai viaggiato senza biglietto. Praticamente. Cioè praticamente noi siamo evasori della legalità, sì, sì. Traffico urbano. ACTV fallirà a causa nostra. Io non ho mai pagato un biglietto della... No, forse alcuni sì. No, sì, un paio. Io magari. Il primo mese della prima superiore e per il resto basta. Cioè ma dai, ma che palle. Quando arrivano a farti la multa, come ma ti chiami? No. Lì parte la fantasia. Giovanna d'Arco. Comunque una volta ero seduta in parte a uno brutto come la fame, avevo proprio le squame in faccia, non so. Che schifo, e vedo dettagli. Vedo il controllore salire, allora faccio così. Ma ti giuro, più schifo per questo qua, che né per altro. E un'altra volta mi sono corsa fin dentro scuola. Ti sembra un comportamento consono? E tu? E io, la verifica! Sei mai stato raccomandato? Ma beh, da piccoli. Ma da piccoli? Io non mi ricordo. Da piccoli ci spazio. Cioè. Sì, no, si può chiamare raccomandazione. Cioè, cioè quando ti pagano il caffè agli altri, nel senso. No! Sto male! Ma quando vai nel bar commercio ti dice, vabbè, lascia stare il caffè, lì era un raccomando. Ma cosa vuol dire? Ma quando? Ma che ne so, da piccoli? Ma tu sai che dovevi dire raccomandazione? Sì, quando magari ti danno un posto di lavoro senza... Cosa c'entra il caffè? Hai mai incolpato qualcun altro al posto tuo? I fratelli servono a questo. Cioè, secondo me i fratelli proprio sono nati per questo, come dici te. Hai mai trovato soldi per terra? Praticamente vivo grazie a quelli. Cioè, io sì, una volta 5 euro, 10 anni fa la Giulia, ogni volta... Ah, guarda, 20 euro. Ah, guarda, 50 euro. Pure a Londra, questa qua. Ah, guarda, così hai trovato 50 pound. Ah, sì? 50 pound e quello là ti ha accusato di averli rubati. Sto falso, voleva chiamare i carabinieri. Ma li chiamo io i carabinieri, scusa. Perché la Giulia aveva trovato sui 50 pound e lei li ha presi su, cioè alla fine. Dai, dai. Sono miei. Cosa fai? Non li prendi? Lui era un barbone e andava a ubriacarsi. C'era un barbone che praticamente l'ha vista, che li stava raccogliendo e gli ha detto sono i miei. 50-50-50. Poi a un certo punto gli dicevo dai facciamo 50-50 e la Giulia no. E poi per concludere l'ultima domanda è: hai mai rubato? Cioè io e la Martina, ti giuro, quando eravamo piccoli facevamo di quei furti. Cioè ci divertivamo tanto. Che difficile. Però non so se posso dirle queste cose. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere giù nei commenti se mai avete fatto alcune di queste cose. Se questo video vi è piaciuto mettete un po' il cissù, che so che ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video ogni martedì alle 15, di sabato alle 10:30. Intanto il giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. Vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao. Ciao.